Ciao, benvenuto in questo video How to Play. Oggi ti farò vedere un bel riff in slap con delle note morte. Questo riff è tratto dal mio metodo Advanced Slap Bass Groove. Ti consiglio di darci un'occhiata se ti piace, se ti fa piacere. Allora, veniamo subito all'esercizio. La ritmica di base prevede una nota al basso, quindi in questo caso partiamo con un Fa, e poi due note morte. Allora, la prima nota è un ottavo, le due note morte sono due sedicesimi, una strappata e una con il pollice. Quindi io avrò Fa, poi passo al Sol e poi La bemolle. E poi ritorniamo sul Sol, sul quarto. 1, 2, 3, 4. Ok? Difficile è suonare il Fa e poi io le note morte le faccio sull'ipotetica ottava. Quindi andrebbe se sul Fa, sul tasto 3 della corda di Re. Quindi il mio indice deve andarsi a mettere all'interno tra la corda di Re e la corda di Sol. Quando scendo con il pollice, il mio indice già va lì sotto. Anzi, ci rimane proprio direttamente. Quando salgo con il pollice e ricarico, l'indice sta ancorato comunque dentro. Questo perché? Perché se dovessi entrare ogni colpo, perderei, non riuscirei a farlo in velocità. In questo modo invece devo soltanto ricaricare il pollice e l'indice è già pronto per strappare la mia death note. Perché lo suono sulle ipotetiche ottave? Perché se avessi bisogno di suonarle reali avrei già la tecnica per poterlo farlo. Tra l'altro è anche molto bello. Quindi è una mia scelta quella di suonare delle death note. Per dare un'idea più ritmica e anche meno invasiva se dovessi suonare con degli altri strumenti. Questo viene fatto 3 volte. Fa, Sol, La bemolle, Sol per 3. Alla quarta volta vado sul Mi bemolle e faccio una discesa cromatica fino al Do. Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do. Ok? La ritmica è sempre uguale. Nota lunga, ottavo, suonato con il pollice. Death note, quindi strappato il pollice e poi scendo giù. A me piace prendere soprattutto Mi bemolle con uno slide. Possiamo farlo anche su più note, adesso io l'ho fatto sia su Mi bemolle che sul Re. Allora, proviamo l'esercizio piano, metterò una batteria un pochettino lenta. Okay? Terzo. E riparto. Bene, spero che l'esercizio vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito per approfondire questa bellissima tecnica dello slap e fatemi sapere nei commenti se vi piace. E grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!